Per quanto riguarda il servizio, invece, devo sottolineare che il 99% dell'intervista, che adesso andremo a vedere in gran parte di essa, il 99% è stato tagliato. Quindi io nell'intervista parlo del giorno della morte dei francesi, parlo il riferimento a quello che dice il testimone bevi l'acqua, che lui li vede 2 giorni prima, che insomma a me ha colpito questo dato qui e questo è stato il mio intervento televisivo, che è stato purtroppo tagliato completamente, adesso, come vedrete adesso tra poco, e quindi voglio evidenziare questo, insomma, che non mi riconosco in questa matrice di questo servizio andato in onda sulla rete nazionale. Giuseppe Bevilacqua, c'è un dato che mi ha colpito particolarmente, ossia che Bevilacqua al processo riferisce di aver saputo la notizia della tragedia, dice, usa questo termine, alla radio il lunedì mattina, la mattina presto. I corpi vennero rinvenuti alle 2:30, 3 del pomeriggio, quindi questo non è possibile. Però va comunque fa riflettere questo dato. Perché? Perché noi sappiamo scientificamente, io ho svolto un lavoro su questo, che la data dell'omicidio non è la domenica 8 settembre come sul capo di imputazione risulta, ma è stato dimostrato scientificamente da medici legali ed entomologi che la coppia francese fu uccisa il sabato, se non addirittura il venerdì, cioè quando è arrivata. E questo lo sappiamo in base ai dati medico-legali, in base alle testimonianze degli inquirenti dell'epoca, quindi parlo del capo della SAM, parlo del medico legale Marello, parlo del tecnico della scientifica, che fanno dei verbali dove dicono che i cadaveri erano già in medio-alto stato di decomposizione. Secondo la sentenza sono morti la domenica sera. Però, come dicevamo prima, questo è impossibile scientificamente ed è impossibile anche a livello testimoniale. Da questo si capisce che Lotti mente, sta mentendo. L'omicidio non è avvenuto la domenica, come nel capo di imputazione viene indicato, ma è avvenuto 1 o 2 giorni prima. E ricordo anche che l'unica prova della condanna di Vanni fu appunto la testimonianza di Lotti, l'unico dato che ci ha portato alla condanna di Vanni. E questo è molto significativo anche il fatto che il PGI, quindi Daniele Propato, chiede l'assoluzione di Vanni e la condanna per calunnia a Lotti. Nonostante questo, Vanni viene condannato. Giuseppe Bevilacqua, in effetti, se ne sa poco. A me me ne parlò l'avvocato Bevacqua, che io conosco molto bene, che mi ha anche fatto vedere e dato gli atti processuali. E me ne parlò con molti dubbi su questa persona, già molti anni fa. E in effetti io non ho approfondito, quindi non posso dare un giudizio né tracciare alcun pensiero su questo personaggio. Possiamo dire che è una persona che si presenta spontaneamente molti anni dopo, possiamo dire che è una persona che lavorava nell'ambito militare, aveva comunque contatto e precedentemente aveva lavorato per la Criminalpol americana, credo, quindi una persona che sicuramente conosce la materia, quindi i delitti, i crimini, i serial killer, quindi probabilmente la storia. Come piacciono, sì. Quella lettera, la famosa lettera così messa in evidenza dalla trasmissione Chi l'ha visto, non è altro che una missiva anonima ricevuta presso la vecchia redazione di
della cronaca di Repubblica dal giornalista Paolo Vagheggi che scriveva all'epoca del Mostro di Firenze, scriveva articoli sul Mostro di Firenze, che io ho ritrovato nel fascicolo, in uno dei fascicoli processuali dell'avvocato Bevacqua, col quale ho collaborato e col quale ho collaborato nella ricerca storica, documentale di questo caso. Questa lettera conteneva un cartoncino di colore azzurro che con dei simboli astrali, simboli che non hanno nulla a che vedere con le famose lettere di Zodiac. Questo lo dice anche la perizia che la scientifica di Roma fece fare nel 1989. Questo documento che io ho fornito alla trasmissione è un documento che secondo me non ha alcun, secondo me e secondo la perizia proprio che fanno gli esperti, non è un documento assimilabile alle lettere di Zodiac. E quindi diciamo che a colpo d'occhio può dare così un'impressione particolare, può essere, infatti fu preso in considerazione, l'unica lettera che fu presa in considerazione dagli inquirenti ed è stata periziata, perché ha dei ritagli di giornale, perché comunque era abbastanza simile a quella che ricevette Silvia Della Monica con il famoso lembo di seno e quindi l'unica certa lettera del mostro. Ma in realtà poi se leggiamo la perizia, che la trasmissione non si è preoccupata di citare, vediamo che ci sono degli elementi che assolutamente escludono che possa essere del mostro, ossia la francatura diversa, il tipo di ritaglio utilizzato, e quindi i caratteri dei giornali erano completamente diversi, proprio la lettera stessa non, è di un'altra fattura. E poi abbiamo una francatura diversa, un mittente, una città diversa, abbiamo Como, mentre, quindi non ha nulla a che vedere con Firenze, mentre quella del Mosso fu imbucata a San Piero a Sieve. Poi al suo interno troviamo questi simbolismi, ma questi simbolismi nelle lettere di Zodiac non li ritroviamo, quindi fare un'associazione tra le due lettere e dire che, o ipotizzare che possano essere di Zodiac o del Mostro di Firenze o di un individuo addirittura autore di entrambe le catene omicidiarie è secondo me un fatto da scartare. Ecco. Diciamo che ultimamente il giornalismo si sta orientando su questo caso, io mi riferisco su questo caso, a un sensazionalismo troppo spinto, un sensazionalismo troppo spinto perdendo di vista i dati oggettivi, i dati che noi possiamo riscontrare dagli atti. Ecco, questo è quello che io mi vorrei sottolineare, e quindi assolutamente non sono d'accordo su questa associazione tra Zodiac e il Mostro di Firenze, esclusivamente in riferimento alla lettera. Poi per quello che riguarda l'indagine in corso, non conosco alcun atto, quindi preferisco evitare commenti e qualsiasi altra cosa. Allora, per quanto riguarda invece l'aspetto criminologico, io non sono criminologo, ma conosco
credo profondamente la storia del mostro di Firenze e abbastanza quella di Zodiac. Si può dire che il tipo di delitti sono delitti completamente diversi. Il mostro di Firenze abbiamo a che fare con la smurder, quindi una persona che interagisce poi dopo l'omicidio, e questo Zodiac non lo fa. Il mostro di Firenze è una persona che non lascia in vita le sue vittime, non è mai successo che lasciasse in vita una vittima, solo il Mainardi sopravvisse temporaneamente per qualche ora, credo, poi morì. E Zodiac invece, come ben sappiamo, lasciò varie vittime, no? Ricordiamo quella della donna col bambino, ricordiamo quella del delitto del 68 a Vallejo. Poi possiamo dire che le altre diversità sono anche di carattere degli strumenti che utilizzava per uccidere. Il mostro di Firenze usa una calibro 22 con le stesse munizioni, Zodiac usa un'altra arma. E a volte uccide con il coltello, mentre il mostro di Firenze agisce in maniera diversa. Ci sono altre differenze, riguardano sicuramente la vittimologia. Il mostro di Firenze uccide esclusivamente coppie appartate in auto. Zodiac no, Zodiac inizia la sua serie, sì, ci sono due coppie. E poi uccide a random, ricordiamo l'omicidio del tassista, quindi ci sono notevoli differenze. Questo non vuol dire che l'uno non può essere l'altro, però dobbiamo considerare tutto questo da un punto di vista criminologico e non dimenticarcene. Quindi, secondo me, da un punto di vista criminale, criminalistico e criminologico, il mostro di Firenze e Zodiac sono due soggetti ignoti, ignoti e assolutamente diversi tra loro, quindi non erano assolutamente la stessa persona. Altri elementi che si discostano sono, dicevamo, la vittimologia, il modus operandi, il serial killer americano era un serial killer disorganizzato, mentre il mostro di Firenze è molto freddo e organizzato nelle sue azioni. Ha una firma, quello che gli americani chiamano una firma ben specifica rispetto a Zodiac, che comunque uccideva in maniera molto diversa. Zodiac era un comunicatore, quindi comunicava con i giornali, attraverso i giornali prevalentemente, mentre il mostro di Firenze no. Il mostro di Firenze scrive un'unica volta a Silvia Della Monica, le famose tre lettere con i bossoli non si possono attribuire a lui perché non c'è assolutamente nessuna prova che fossero le sue, quindi anche qualsiasi DNA fosse trovato su quelle lettere non significherebbe nulla, come il fazzoletto ritrovato a Scopeti, ad esempio, che fu fatta una perizia nel 2004, poi un'altra nel 2005, e indicò un soggetto di un determinato genotipo, quindi dell'est, e quindi anche un nuovo esame del DNA con strumenti, questo me lo testimoniano i genetisti, Marina Baldi in primis, che ho intervistato, non potrebbe cambiare questo genotipo. E altri elementi dove andare a pescare, tra virgolette, il DNA, secondo me è solo la tenda, quella rimasta nell'ufficio corpi di reato, per quello che conosco io. E quindi lettere, il fazzoletto non può essere riferibile all'omicidio per forza, perché non c'è il sangue delle vittime. C'è un DNA che non corrisponde ai condannati, probabilmente non corrisponde ai condannati, se no sarebbe stato già divulgato. Il
le buste invece ugualmente non possono essere riferibili al mostro perché non c'è nessun elemento che le possa connotare in tal senso. Quindi per chiudere, io ritengo che Zodiac era un serial killer che agiva in America con determinate caratteristiche, il mostro di Firenze era un serial killer che agiva in Italia con altre caratteristiche e altra vittimologia.